Dottor Avanzini, siamo qua, siamo nel cuore, siamo dove siamo? Nel cuore pulsante. Nel cuore pulsante. Siamo a Salso Maggiore Terme, luogo termale, balneare, turistico termale, dove merita veramente il voto di tutti i suoi cittadini. Sì, vogliamo fare di Salso un polo di libera formazione scolastica e di libera impresa. Vogliamo valorizzare questo splendido istituto alberghiero che deve assumere una dimensione europea, favorire la libertà di educazione e di intrapresa, sostenendo e valorizzando qualsiasi progetto che dimostri solidità e validità educativa e possibilità di creare lavoro e sviluppo. Certo, certo. Effettivamente qua si sente il profumo, stanno facendo qualcosa di buono questa, dalla cucina del nostro, questa scuola sì. Ha bisogno anche la scuola stessa di una sterzata, di qualcosa che veramente dia la possibilità anche a visione più, come dire, mi dica lei, dottore, più europea, eccezionale questo palazzo di tutto. Questo palazzo è un gioiello. È un gioiello di inestimabile valore e bellezza. Io concluderei, e lascerei dottor Avanzini un messaggio forte e chiaro, senza un altro, forte e chiaro, perché non vorremmo mai disturbare, ma vorrei che lei dicesse col cuore tutto quello che si sente lì. Smettila di recriminare. Torna a progettare, inizia a volare. Grazie Francesco, dottor Avanzini, ringraziamo il Palazzo dei Congressi, ringraziamo Salso Maggiore Terme e ci rivediamo in una eventuale prossima puntata.